Ok, ciao a tutti, io sono Alekos, questo è il logo dell'azienda che sto lanciando ora, si chiama 22, quindi ho deciso di usare il branding della mia azienda per le slides. Molto velocemente, parlare due parole su di me. Lavoro come sviluppatore su Bitcoin dal 2017 circa. Prima ho lavorato in qualche azienda come BHB Network, che è abbastanza sconosciuta, poi Blockstream, che è un'azienda un po' più grossa dove lavora anche Leonardo Comandini, che ha fatto le lezioni l'ultima volta, quindi ci conosciamo diciamo da quel periodo in azienda assieme. Dopo quello ho lanciato un progetto che si chiama BDK, Bitcoin Dev Kit, che è una libreria Rust per fare wallet Bitcoin, quindi è una cosa che diciamo astrae, semplifica un po' tutta la parte di creare transazioni, firmarle, monitorare i fondi diciamo che vengono ricevuti, tutto impacchettato in una libreria che astrae un po' tutto questo. E sono stato il maintainer di questa libreria per un po' di tempo e ora sto lanciando appunto questa azienda che si chiama 22 Devices, facciamo hardware per Bitcoin, poi se vi interessa sono felice di spiegarvi di più. Allora, parto subito con un tema che penso abbia già un po' coperto Leonardo, che è il discorso degli script, che però è molto collegato alle transazioni ovviamente, quindi secondo me è importante riprenderlo un secondo. Script è questo linguaggio di programmazione che si usa in Bitcoin per esprimere le condizioni di spesa e anche per soddisfare queste condizioni di spesa di un output. Quindi è un linguaggio non Turing complete, quindi un po' diverso da quello che magari siete più abituati a vedere come linguaggio di programmazione, ed è un linguaggio stack based, quindi è un po' complicato ragionarci sopra. Se vi capiterà poi di mettere mano a script è abbastanza contorto, ci vuole un pochino di tempo per capire bene come funziona, e per questo poi sono stati anche sviluppati dei tool, non so se sono già stati citati, come Miniscript e i Descriptor, che servono un po' anche lì ad astrarre, rimuovere le complessità di scrivere direttamente script a mano. Comunque appunto questi script vengono usati per definire quali sono le condizioni di spesa, e lì vedete un esempio che è quello del tipo diciamo più classico di indirizzo, che sono i single sig, i pay to public key hash, sono praticamente degli indirizzi che possono essere spesi producendo una sola firma da una sola chiave. Lo script il locking script, cioè lo script che definisce queste condizioni di spesa, è lo script pub key, che ha quella forma lì, e poi dopo quando si va a spendere, viene nella transazione che spende, viene messo lo script sig che ha questa forma, cioè si mette la firma e la chiave pubblica intera, perché nello script key finisce solo l'hash. E con quello ovviamente se la chiave pubblica è quella corretta, se la firma è fatta correttamente, si può spendere. Vedrete molto questi op qualcosa, si chiamano op code, sono praticamente le istruzioni diciamo del linguaggio di script. In pratica in script ci sono istruzioni e dati, e le istruzioni tendenzialmente manipolano i dati in qualche modo, quindi ad esempio, guardando quell'esempio lì dello script of key, op-dup duplica l'elemento in cima allo stack, op-hash 160 prende un elemento, ne calcola l'hash in questo formato che è una cosa, diciamo, Bitcoin specifica, che si chiama hash 160, fa l'hash e lo ripusha sullo stack. Quando vedete dei dati tipo quel pub key hash o sig o pub key, significa proprio mettere dei dati sullo stack. Op equal verify verifica che i due elementi all'inizio dello stack sono uguali, e check sig verifica una firma. Poi dopo, se abbiamo un po' di tempo, torniamo magari a degli esempi un po' più pratici. Ora, io non sono bravo a stimare diciamo, il mio passo con le slides, quindi potrebbero volerci un'ora o potrebbe avercene due a fare queste slide, quindi per ora vado oltre, poi dopo se abbiamo un po' di tempo alla fine magari torniamo indietro, facciamo degli esempi tipo la lavagna, vi faccio vedere, rispondo alle domande, eccetera. L'esecuzione in pratica quando viene verificata una transazione è appunto, abbiamo questo script key che definisce le condizioni di spesa, abbiamo lo script sig che le soddisfa, viene eseguito prima lo script sig che tendenzialmente quello che fa è mettere roba sullo stack, e poi lo script pub key prende questi dati e li verifica. Quindi vabbè, torno un attimo dietro alla slide di prima. Script sig mette la firma e la public key sullo stack, e poi viene eseguito lo script pub key che va a verificare che l'hash della chiave pubblica sia quello corretto e che la firma sia quella corretta. E alla fine dell'esecuzione, se c'è un elemento non zero in cima allo stack, l'esecuzione viene considerata successful. Quindi viene eseguito script sig, poi script pub key. Se alla fine dello stack c'è
tendenzialmente c'è hope true, però può esserci anche un altro valore, viene considerato valido lo script, cioè la verifica passa. E questa cosa viene eseguita per ogni output che la transazione spende. Ogni input che la transazione spende, ogni input ha il suo script sig e lo script hub key che match l'output. E adesso arrivo a parlare anche della struttura delle transazioni. Appunto, transazioni. Le transazioni trasferiscono valore all'interno della rete e sono composte appunto da input e output. Penso ve li abbiano già accennati, però di nuovo qui li riprendiamo. Gli input sono output di transazioni precedenti, quindi praticamente quando costruisco una transazione io ho degli output che posso spendere, che posso spendere significa ho le chiavi per firmare, diciamo, per produrre le firme che serve produrre, e questi output generalmente vengono chiamati UTXO, cioè unspent transaction output, perché sono appunto non ancora spesi, sono disponibili, e quello che fa il mio wallet è praticamente in base alle mie chiavi, monitorare la blockchain, vedere quali sono gli UTXO che io posso spendere per le mie chiavi, li raccolgo in una transazione e diventano input della transazione che sto creando, e poi io andrò a creare nuovi output che trasferiscono il valore, diciamo, da altre parti. E gli input contengono una reference specifica all'UTXO che stiamo spendendo, ovviamente. Questa reference è una coppia che è il transaction ID e l'output della transazione precedente. Cioè, abbiamo detto appunto, gli input sono output di transazioni precedenti, queste transazioni precedenti hanno un transaction ID, che è l'hash della transazione, e quindi io vado a dire, voglio spendere il quinto output di questa transazione qua, che ha questo hash qua. Così creiamo un riferimento univoco a uno specifico UTXO che vogliamo spendere. E questa cosa si chiama outpoint, poi è scritto in una slide più avanti. E gli input che vado a spendere contengono appunto un riferimento, contengono questo riferimento, e poi contengono in più lo script sig. Quindi io dico, voglio spendere questo UTXO, però devo dimostrarti che lo posso spendere. Quindi ti metto lo script sig che ha tutto quello che serve, tendenzialmente una firma più qualcosa, per dimostrare che posso spendere quell'output. E invece gli output nuovi che creo io avranno uno script hub key e un amount. Lo script hub key definisce le nuove condizioni di spesa, e l'amount è quanti bitcoin o quante frazioni di bitcoin stiamo bloccando con quella condizione di spesa che andrà poi soddisfatta per poterli spendere. Ovviamente la somma dei valori degli output deve essere minore o uguale alla somma dei valori degli input, altrimenti io con una transazione potrei creare, diciamo, bitcoin dal nulla, che non è bello. Tendenzialmente la somma degli output è minore degli input, però è valido anche che i due siano uguali. Quando sono uguali non c'è nessuna fee, non stiamo pagando nessuna fee. E comunque la transazione in sé è valida, però nessun miner la includerà perché non gli paghiamo. Ci sono altre transazioni che pagano fee, quindi per un miner ha più senso includere quelle altre transazioni che pagano fee nel proprio blocco. Quindi volendo voi potete creare transazioni con zero fee, dove la somma degli input è uguale alla somma degli output, però di fatto non ve le minerà nessuno. Quindi di solito c'è una piccola differenza tra somma di input e di output, e quella differenza è la fee che si tiene il miner. Quindi il miner, quando crea un blocco, raccoglie un po' di transazioni e si becca la Coinbase, che sono i bitcoin nuovi prodotti dal nulla, più tutte le fee di tutte le transazioni che sta raccogliendo all'interno del blocco. E a livello di encoding, qui, ok, faccio un attimo una parentesi. La mia idea per... io ho due lezioni. Quindi la mia idea per come strutturare le due lezioni è questa qui è un po' più teorica, la prossima un po' più pratica. Quindi questa qui sarà un pochino magari noiosa, perché parliamo proprio di encoding, di come vengono fatte le transazioni a basso livello, però questo vi permetterà nella prossima di giocare un po' di più con le transazioni. Quindi per la prossima lezione, che sarà lunedì, se volete, non siete obbligati, però se volete portatevi un portatile, iPad, qualcosa del genere, che così potete, vi farò provare delle cose, diciamo, dei tool web, dove si creano transazioni, una cosa proprio interattiva. Quindi questo è noioso, mi dispiace, però... se capite queste cose, poi prossima lezione sarà più divertente. Parentesi chiusa. Quindi, a livello di encoding delle transazioni ci sono un po' di, diciamo, di vari componenti che dobbiamo descrivere, che sono componenti, diciamo, più elementari, che vengono usati un po' più in giro, un po' dappertutto all'interno di Bitcoin, che sono i vari int, gli script, gli outpoint, e poi come vengono codificate liste di input e liste di output. I vari int sono...
vabbè, semplicissimi, si tratta praticamente di una codifica a lunghezza variabile per interi, fino a 64 bit, e vengono codificati in questo modo, cioè per un valore minore di FD esadecimale viene semplicemente codificato il valore, per un valore maggiore di FD fino a FFFF esadecimale viene codificato col prefisso FD e poi i due byte come intero a 16 bit, stessa cosa per interi a 32 bit con il prefisso FE esadecimale e poi per interi fino a 64 bit con il prefisso FF. Quindi quando si va a decodificare un var int si guarda il primo byte e a seconda di che valore ha sappiamo se quello lì è il valore o se dobbiamo leggere altri 2, altri 4, altri 8. E questi vengono usati un po' dappertutto in Bitcoin, si usano nelle transazioni ma si usano anche all'interno dei blocchi per esempio, quindi è una cosa che si ritrova spesso in giro per Bitcoin. E mi sono dimenticato di scriverlo, mi sembra che sia codificato in big endian il valore dopo, però non ne sono sicuro nemmeno io, sono 80% sicuro sia big endian. Comunque la struttura è questa e poi dopo i byte successivi sono codificati, penso, in big endian. E a livello di script invece, quando andiamo a codificare uno script, mettiamo prima la lunghezza come varint dell'intero script e poi la sequenza di opcode di quello script. Gli opcode, cioè le operazioni, hanno sempre un solo byte, sono sempre lunghe un solo byte. E poi ci sono degli opcode speciali, che sono gli oppush, che sono più una famiglia di opcode. Quindi praticamente per quei valori mostrati lì da 1 a 75 esadecimale, quell'opcode significa proprio push a questo valore sullo stack. Quindi se voi trovate 0,50, viene chiamato oppush 50, significa metti 50 sullo stack come valore. Altrimenti se dobbiamo pushare delle cose un po' più lunghe, abbiamo questi tre altri opcode che sono oppush data 1, push data 4, push data 2, push data 4, che significa leggi o 1 o 2 o 4 byte che ti indicano la lunghezza e poi leggi successivamente quel numero di byte che sono effettivamente i dati da pushare sullo stack. E questi sono usati ad esempio per pushare appunto le stringhe, le chiavi pubbliche. La maggior parte delle cose usate comunemente sono abbastanza piccole, per cui si riesce a utilizzare solo la prima categoria, ad esempio le firme, chiavi pubbliche ci stanno tranquillamente sono 70 byte al massimo, quindi ci stanno nella prima categoria, non serve usare gli op push data 1, 2, 4, però per cose più lunghe vengono usati anche quelli. Gli outpoint è quella cosa che descrivevo prima, quindi gli outpoint sono la reference a un UTXO o un output che stiamo spendendo e sono semplicemente una coppia TXID e VOUT. Il TXID è l'hash della transazione, è lo SHA-256 doppio della transazione, quindi è lungo 32 byte, e il VOUT è un intero a 4 byte, quindi un intero a 32 bit, perché comunque non ci sarà mai necessità, una transazione ha un limite di dimensione, non si andrà mai oltre i 4 miliardi di output possibili, quindi è sufficiente un intero a 32 bit. Gli input, qua adesso iniziamo a mettere assieme un po' le cose, gli input sono codificati, contengono al loro interno appunto un outpoint, lo script, che è lo script sig, e poi una cosa nuova che non ho ancora menzionato, che è il sequence number. Questa è una cosa un po' complicata perché nella storia è cambiato un po' l'utilizzo che si fa di questo numero. Quindi all'inizio l'idea originale era di usarlo per poter spendere lo stesso UTXO e dare come una sequenza, cioè dire questa transazione è la versione nuova di quest'altra, quindi per andare come un po' a sovrascrivere delle transazioni vecchie aumentando questo sequence number. Il problema è che per come era fatto non c'era un meccanismo che obbligasse i miner a prendere le transazioni nuove, perché io per esempio faccio una transazione con nSequence 10 che paga un tot di fee e poi ne faccio una con nSequence 11 che paga meno fee, il miner può far finta di non aver visto quella con nSequence 11 e mettere nel blocco quella 10. Quindi l'intenzione originale era di poter creare dei sistemi di pagamento magari tipo Lightning, non so se ve ne hanno già parlato, se mai dopo possiamo parlarne velocemente,
Comunque l'idea originale era di usare questa in sequence per fare dei protocolli un po' complessi, ma siccome non c'è enforcement, il miner non può essere obbligato a includere l'ultima versione della transazione, è stato un po' abbandonato quell'utilizzo. Quindi quello che si fa oggi viene utilizzato per RBF, che sta per Replace by Fee, cioè viene usato semplicemente come flag, per segnalare che una transazione può essere sostituita con una transazione successiva che paga più fee e che spende gli stessi input. Quindi questa è la cosa che, se avete mai usato un wallet Bitcoin, vedete di solito come bump fee, come funzionalità. Cioè voi fate una transazione oggi a 10 sat per V-byte e poi rimane lì bloccata nella mempool per un po' e volete accelerarla, quindi con RBF potete rifare la stessa transazione spendendo gli stessi input, però pagate magari, non so, 15 sat V-byte e quindi i miner sono più incentivati a includere quella transazione perché paga di più rispetto alla versione vecchia. Quindi l'end sequence viene usato come, un bit che viene usato come flag per dire, o meglio, se il valore dell'end sequence è diverso da un valore specifico, che significa la transazione non è sostituibile, tutti gli altri valori rendono la transazione sostituibile e segnala ai miner che quella transazione potrebbe essere sostituita con una che paga più fee. In più l'end sequence viene usato per i time lock, o almeno per un tipo specifico di time lock, che sono i time lock relativi. Quindi praticamente all'interno dell'end sequence noi possiamo mettere un'altezza espressa in blocchi o un tempo espresso in secondi che devono passare prima che un certo output sia spendibile. Quindi in pratica con questo noi possiamo creare dei fondi, possiamo creare degli output che vengono confermati a, non so, altezza 100.000 come blocco, e utilizzando i time lock relativi possiamo fare in modo che non siano spendibili fino a 110.000, qualcosa del genere. E questo numero viene poi codificato nell'end sequence, quindi è una cosa che è stata un po' riadattata successivamente, non era presente all'inizio, però poi è stata aggiunta. Gli output invece sono un po' più semplici, cioè semplicemente uno script up key, che è uno script, e l'amount, che è un intero 64 bit. Adesso mettendo tutto assieme, quando si crea una transazione, queste sono, le varie parti, abbiamo una versione che è tendenzialmente poco utilizzata, quindi la versione 0 non è valida, normalmente si usa la versione 1 e la versione 2 va impostata per alcuni opcode specifici, mi pare che io sappia solo OpsCSV, che è quello dei time lock relativi. Quindi generalmente quando vedete transazioni saranno versione 1. Poi abbiamo, andando in ordine di codifica all'interno dei byte della transazione, abbiamo il numero di input della transazione che è codificato appunto come var int, poi abbiamo una lista lunga num inputs di inputs, abbiamo il numero di output e la lista degli output e alla fine il lock time, che è anche questo time lock, ma un altro tipo di time lock. Quindi con il lock time si possono fare quelli che si chiamano time lock assoluti, cioè praticamente nel NLock time possiamo mettere o un'altezza in blocchi o un timestamp in secondi in senso assoluto, quindi questa transazione non può essere confermata prima di questa altezza in blocchi o prima di questo tempo, mentre invece i time lock che descrivevo prima sono time lock relativi al momento della creazione dell'output. Quindi ci sarà una transazione che viene confermata in un blocco e quella transazione crea un certo output. Quei time lock relativi sono relativi a quel momento. Entrambi sono utili per use case diversi. Una cosa interessante sul lock time, questo qua assoluto, se vedete transazioni in giro per la blockchain, vedrete che spesso hanno un valore molto alto, cioè molto vicino all'altezza in blocchi attuale della blockchain. Quello è una protezione contro un possibile attacco teorico che potrebbero fare i miner. Cioè l'idea è, quando noi creiamo una transazione, mettiamo come lock time l'altezza attuale che noi vediamo della blockchain per impedire ai miner di prendere la nostra transazione e andare a inserirla in blocchi più vecchi. L'attacco teorico, che sappia non è mai successo, però che è stato teorizzato, è che i miner potrebbero, specialmente quando si riduce la quantità di bitcoin nuovi prodotti, quindi i miner, l'unica revenue che hanno i miner sono proprio le fee delle transazioni, per un miner potrebbe essere più conveniente provare a
riscrivere la storia e prendere transazioni che pagano tante fee e andare a metterle in blocchi più vecchi, magari, non so, attorno all'halving. Quindi se le metto in un blocco prima, prendo un pochino più di Bitcoin, se le metto nel blocco dopo c'è stato l'halving e il block subsidy si è ridotto un po'. Quindi l'idea di mettere il lock time all'altezza attuale che vediamo è un modo per obbligare i miner a portare la chain avanti. E tanti wallet lo fanno, e questa cosa si chiama anti-fee sniping, perché l'idea era che appunto i miner potessero fare questo fee sniping, cioè prendere transazioni che pagano tanto e invece che lavorare su blocchi nuovi andare a riscrivere blocchi più vecchi. Sono andato molto veloce, quindi spostiamo un po' più avanti la pausa. Inizio a parlare delle... Sì, dai, magari vi spiego le prime due o tre slides dopo, poi facciamo la pausa, o anzi, magari prima della pausa facciamo domande e poi quando torniamo finiamo il resto delle slides. Quindi vado un attimo avanti. A livello di firme, quando si firma una transazione in Bitcoin, c'è questo discorso del SIGHASH, che è praticamente una flag, diciamo, che viene aggiunta alla firma, che permette di modificare quali parti della transazione la firma va a coprire. Quindi in sostanza ci sono tre flag base, che sono SIGHASH ALL, SIGHASH NONE e SIGHASH SINGLE, e queste si applicano agli output. Quindi in pratica noi quando facciamo una firma possiamo dire vogliamo che la nostra firma copra tutti gli output, oppure vogliamo che la nostra firma non copra nessun output, oppure un singolo output che è quello che corrisponde all'input che stiamo firmando. E questa cosa permette, diciamo, di fare protocolli complessi per cui io magari posso fare una transazione che permette ad altre persone di attaccare altri output. Firmando con o SIGHASH NAN o con SIGHASH SINGLE, la mia firma non copre o non copre tutti o non copre gli altri output, e quindi si può fare una transazione, diciamo, collaborativa dove altre persone aggiungono altri output come gli pare. E in più c'è anche una, diciamo, flag in più che può essere aggiunta, quindi questa flag in più può essere applicata a all, none o single, che si chiama anyone can pay, che praticamente significa se vogliamo o meno firmare gli altri input. Quindi quando io sto producendo una firma, questa firma andrà in un certo input, quell'input lì per forza viene firmato, però se io metto anche la flag anyone can pay, non vado a coprire gli altri input. Quindi l'idea è che chiunque può aggiungere altri input, quindi chiunque può pagare, può mettere soldi nella transazione e la mia firma non li va a coprire, mentre invece se non la metto il default è che vengono coperti tutti gli input. Chiaramente il 99%, più del 99% delle transazioni viene firmata con SIGHASH ALL e basta, perché quando io faccio una transazione spendo dei fondi dal mio wallet e voglio mandarli a un certo indirizzo, voglio mandare un certo amount, un certo indirizzo, e non voglio che nessuno possa modificare la mia transazione. Quindi normalmente si usa SIGHASH ALL. Però ci sono alcuni servizi che diciamo, per ottimizzare, ad esempio, degli exchange utilizzano i SIGHASH per poter aggregare più, diciamo, pagamenti, più withdraw dei loro clienti in uno, utilizzando Anyone Can Pay in modo che... diciamo il cliente produce una firma per il loro input e il loro output che vogliono avere, firmando con SIGHASH SINGLE e Anyone Can Pay, e quindi poi altri clienti firmeranno altre coppie, diciamo input e output con SIGHASH SINGLE e Anyone Can Pay, e quindi alla fine l'exchange può aggregarle tutte in un'unica transazione e quindi ottimizzare un po' il discorso delle fee. Quindi ci sono degli utilizzi, diciamo, abbastanza rari di questi SIGHASH, però tendenzialmente si usa SIGHASH ALL, anche perché è molto pericoloso. Se io faccio una transazione, per esempio con SIGHASH NAN, chiunque nella rete potrebbe prendere la mia transazione, siccome l'ho fatta con NAN non sto coprendo nessuno degli output, e modificare l'indirizzo di ricezione. Quindi io volevo mandare i soldi a una persona e chiunque può modificare la transazione per, diciamo, spostare i soldi da un'altra parte. Quindi bisogna anche stare attenti a, diciamo, giocare con queste cose. E a livello di codifica, il SIGHASH è un byte che viene messo alla fine della firma. Quindi quando voi vedete firme all'interno di transazioni, l'ultimo byte non è parte della firma, ma è questa flag che definisce che cosa la firma va a coprire. E sempre parlando dell'algoritmo di firma, in generale è abbastanza complicato, perché oltre a questo discorso dei SIGHASH flag, quindi del fatto che
a seconda del flag magari prendo meno gli input, prendo meno gli output. C'è anche il discorso che nel tempo sono stati fatti aggiornamenti della rete Bitcoin, quindi due che sono menzionati qua sono Segwit e Taproot, che poi descriverò un po' più nel dettaglio. Con questi aggiornamenti è stato cambiato un pochino l'algoritmo di firma, quindi come viene, diciamo, di base quando io vado a firmare qualcosa devo avere un hash che posso firmare. Come viene prodotto quell'hash? Quali parti della transazione finiscono lì dentro? Nel tempo è cambiato un po', a questo punto è abbastanza complicato. In particolare, diciamo, le differenze principali sono: con Segwit è stato introdotto il fatto che la firma contiene, quindi committa, all'amount dell'input che sto spendendo. Quindi se voi pensate, la firma finisce all'interno di un input, quell'input di per sé non contiene un amount. L'amount è implicito perché l'input è un output precedente e l'output precedente aveva l'amount. Quindi una transazione precedente creava un output da un bitcoin, io ora lo spendo come input, però lì nell'input non c'è scritto un bitcoin, è implicito che lo sia perché quell'output valeva un bitcoin. E questo non è un problema per, cioè, diciamo, questa cosa qua è facile da verificare per wallet che sono online, quindi wallet che vedono la blockchain, vedono le transazioni, per loro non è un problema verificare, sì, questo input vale un bitcoin. Però per esempio quando abbiamo dei signer, diciamo, offline, quindi per esempio degli hardware wallet, dei device che tengono le chiavi private all'esterno del vostro computer o telefono e producono la firma esternamente, questi device non vedono la blockchain. Quindi questi device vedono una transazione da firmare e c'è un attacco, diciamo, potenziale che può essere fatto se le firme non committano gli amount, che è: io posso dire al device, guarda che questo input vale un bitcoin, e poi il device vede che l'output è da 0,99, quindi dice ok, sto spendendo un bitcoin, ne creando un output da 0,99, la differenza è la fee, e la mostra all'utente sullo schermettino, l'utente dice ok, sì, mi va bene pagare questa fee. Però in realtà quell'output, magari non, quel output che sta diventando un input, magari non valeva un bitcoin, magari ne vale due. A questo punto voi prendete la transazione che state creando, state spendendo un input da 2 bitcoin e creando un output da 0,99, quindi state pagando un bitcoin e 0,1 di fee, che è molto di più di quello che l'utente ha accettato. E quindi c'è questo problema che, diciamo, questi signer offline non possono verificare l'amount degli input e quindi dovrebbero fidarsi, diciamo, del valore che gli viene passato. Allora, con Segwit è stata introdotta questa miglioria per cui le firme committano l'amount, quindi il device, se io dico al device guarda che questo input vale un bitcoin, il device produrrà una firma che è valida solo se effettivamente l'input vale un bitcoin. Quindi se io ho mentito al device per provare a fare questo attacco, la firma non sarà valida e quindi non, la transazione non è valida. Quindi questo è stato un aggiornamento, una miglioria che è stata fatta con Segwit. Però dopo, diciamo, diversi sviluppatori si sono resi conto che comunque questa cosa è insicura, perché se ci sono più di un input, un attacco di nuovo teorico che si può fare è fare una prima sessione di firma dove io dico al device il vero valore di un input e un valore falso per l'altro. Quindi se, diciamo, la somma dei miei input è 15, io posso fare, facciamo così, ho due input da 10 bitcoin l'uno che sto spendendo nella mia transazione. Io però voglio far credere al device che sta spendendo solo 15 bitcoin, quindi voglio far perdere all'utente 5 bitcoin di fee. Quello che posso fare è fare una prima sessione di firma dove dico al device il primo input vale 10 e il secondo 5, e il device produrrà una firma da 10 per il primo e da 5 per il secondo. La seconda non è valida, però io a questo punto posso far finta che ci sia, posso, non so, mostrare all'utente un errore falso e dire dobbiamo rifare la firma, facciamo una nuova sessione di firma dove stavolta ti dico che il primo vale 5 e il secondo 10. Quindi in due sessioni di firma sono riuscito a ottenere una firma valida da 10 bitcoin per il primo e una firma valida da 10 bitcoin per il secondo, facendo credere all'utente che sta spendendo solo 15 bitcoin. Quindi 5 verrebbero bruciati in fee. Quindi perché questa cosa è importante? Perché con Taproot, che è un aggiornamento successivo che è arrivato dopo Segwit, è stato introdotto che la firma committa all'amount di tutti gli input, appunto per evitare questa cosa. Perché prima la firma committava solo all'amount dell'input specifico che stava firmando, e invece con Taproot committa al valore di tutti gli input. Quindi tutte, diciamo, queste cose qua rendono abbastanza complicato l'algoritmo di firma, perché ci sono tutte queste varianti a seconda di, stiamo facendo una transazione legacy, quindi diciamo il formato originale, stiamo facendo una transazione Segwit, Taproot, eccetera. E
si crea anche questo problema che per poter firmare devo vedere la transazione precedente, appunto per prendere questo amount, perché o mi viene passato in qualche modo, sempre se parliamo di device, diciamo esterni, di signer offline, o mi deve essere passata l'intera transazione precedente per far sì che io possa vedere diciamo, il contenuto di questa transazione. E questo ha creato, diciamo, il bisogno per un formato che sia non solo una transazione, ma che contenga anche un po' di metadati in più. Quindi questo formato si chiama PSBT, che sta per Partially Signed Bitcoin Transaction, ed è praticamente un formato che contiene sia una transazione più un sacco di metadati, tra cui le transazioni precedenti che stiamo spendendo, così che il signer che vede questa PSBT conosce questi metadati, conosce per esempio l'amount degli input, e in più anche altre cose. Ad esempio, ho visto le slide di Leonardo, lui aveva parlato di BIP32, quindi del discorso dei wallet deterministici, della derivazione, del fatto che io da un singolo segreto posso derivarne tanti a seconda di un certo indice. Le PSBT vengono anche usate, diciamo, dei metadati all'interno delle PSBT vengono usati per dire al signer questo input lo devi firmare con la chiave con indice 10, per esempio. Perché sennò il signer si trova un input da firmare, non sa quale indice usare, non è che può provarli tutti finché non l'azzecca. Quindi in generale il formato PSBT è un formato che estende un po' le transazioni, quindi si parte da una transazione Bitcoin non firmata, si aggiungono sopra tutti questi metadati, come ad esempio l'indice di derivazione, le firme stesse, e si crea questa cosa standard che può essere prima di tutto interoperabile attraverso diversi wallet, diversi software. Quindi per fare un esempio, il BDK, che è la libreria che ho creato io, è basata totalmente su PSBT, quindi in BDK quando si crea una transazione ti viene ritornata una PSBT che contiene la tua transazione più questi metadati. Quando voglio firmare una transazione con BDK, gli devo dare una PSBT e mi ritorna una PSBT modificata con le firme che sono state aggiunte. Ad esempio nel caso di multisig, si può fare questo signing collaborativo dove si crea una PSBT, la si passa a una persona, questa persona la firma, poi la si passa a un'altra persona, anche quella persona la firma, e si va avanti così fino a che non sono state raccolte abbastanza firme per poter soddisfare le condizioni di spesa, e a quel punto si, diciamo, estrae la transazione completa dalla PSBT e la si può broadcastare. Quindi le PSBT non sono un formato, diciamo, che girano per il network, per la rete Bitcoin. Sono un formato che viene usato più a livello dei wallet, quindi viene usato per arrivare a creare transazioni valide che poi possono essere broadcastate nella rete. Io ora mi fermerei qui. Se avete domande, visto che abbiamo già parlato di un sacco di roba, fatemi tutte le domande che volete e poi dopo facciamo la pausa e poi dopo torniamo e parliamo più di Segwit, Taproot, eccetera. Bene. C'è il concetto del fatto che l'output di una transazione precedente viene utilizzato come input della transazione successiva. Allora, una qualsiasi transazione, quella da cui vado a prendere l'output, cioè di che transazione scelgo l'output che dovrei prendere l'input? Mi viene in mente che se vado avanti così, immagino un input, tolgo le fee, ho un output, poi posso scegliere solo zero. Perché è un valore relativo. Ok, sì, no, allora aspetta, ho capito quello che intendi. Tu in una transazione puoi anche spendere più input e aggregarli in un solo Ah, output. ok, quindi vado a Quindi, ricaricare tutti i esatto. vecchi output di Esatto, cioè praticamente quello che fa, cioè quello che tu dici è l'input dice voglio spendere questo output di questa transazione, cioè che è quella roba lì, cioè ti dico il TXID che legge la transazione e ti dico voglio spendere il suo quinto output. E questo è un input, però io ne posso avere tanti nella mia transazione e magari puoi creare, non so, ne spendo 5 e ne creo 2, quindi li posso riaggregare, diciamo. E poi beh, ci sono milioni di cose da tenere in considerazione riguardo la frammentazione, diciamo, degli UTXO, perché le fee di una transazione si pagano in base alla sua dimensione. Quindi più input aggiungo, più devo pagare fee, perché sto andando a occupare più spazio nei blocchi, quindi il miner giustamente mi chiede di più. Quindi c'è questo discorso che se io frammento molto i miei UTXO, posso arrivare a un punto dove ho degli output che mi costa più spendere del valore che hanno. E quindi quelli di solito si chiamano dust, praticamente polvere, cioè nel senso non ha più senso spenderli economicamente. Quindi i wallet devono stare abbastanza attenti a come,
ovviamente è tutta una cosa, diciamo, automatizzata, l'utente non deve farlo a mano, però bisogna stare attenti a come si frammenta per evitare di frammentare troppo, perché sennò poi uno magari ha un bitcoin ma sparso su talmente tanti output che gli costa mezzo bitcoin spenderlo e usarlo. Sì. E... mi sono accorto che ho un discorso del time lock, se riesci a fare un esempio pratico, cioè in che caso noi andiamo a utilizzare il time lock? Ok, allora... sì, sì, sì. Ok, l'applicazione forse più popolare del time lock viene usata in Lightning. Quindi, vi hanno già parlato di Lightning? Sapete cos'è? No. Okay, allora, visto che sono andato veloce, parlo di Lightning. Lightning è praticamente questo protocollo, si dice, di secondo livello, costruito su Bitcoin, che permette di fare pagamenti piccoli, istantanei, pagando piccolissime fee. Quindi praticamente il concetto base di Lightning è: quando io faccio una transazione on-chain, cioè una vera transazione che finisce nella blockchain, uno è lenta, perché devo aspettare delle conferme, minimo 10 minuti, poi si consiglia anche di aspettare più conferme se sono transazioni, diciamo, di un po' più di valore, e in più, oltre ad essere lenta, è costosa, cioè si paga sempre qualche dollaro almeno di fee per fare transazioni nella blockchain. L'idea di Lightning è: facciamo una transazione singola on-chain che blocca dei fondi in un canale di pagamento, quindi in Lightning ci sono, diciamo, questi nodi che tra loro possono stabilire questi canali di pagamento, bloccando dei fondi on-chain all'interno del canale, quella è una sola transazione che viene fatta, e poi una volta che i fondi sono bloccati possono essere mandati, diciamo, tra un nodo e l'altro tutte le volte, infinite volte, senza pagare nessuna fee on-chain, perché è uno stato che viene aggiornato tra i due nodi e basta. Quindi i due nodi bloccano dei fondi on-chain, tengono uno stato esterno tra loro due, e quando poi, diciamo, magari, non so, vogliono tirare fuori questi soldi, vogliono chiudere il canale, si fa una nuova transazione on-chain che manderà, diciamo, una parte a un nodo, una parte all'altra, a seconda di quello che era l'ultimo stato a cui si era arrivati, diciamo, che era stato raggiunto. Quindi in pratica l'idea è come fare un'aggregazione di potenzialmente milioni di transazioni. Sì, alla fine, quando si chiude il canale, si va sulla blockchain solo con lo stato finale, non si va sulla blockchain con tutti gli stati intermedi, che sarebbe costoso e lento. E quindi con Lightning si possono fare, appunto, questi micropagamenti non solo tra due nodi, quindi due nodi possono aprire un canale tra loro, ma quando si va a creare poi una rete, quindi tanti nodi che creano tanti canali tra loro, si può anche fare routing di pagamenti. Quindi praticamente, se io ho un canale con Lorenzo e Lorenzo ha un canale con qualcun altro, io posso mandare un pagamento a lui e lui lo manda a quest'altra persona, e quindi di fatto io ho pagato l'altra persona solo attraverso Lightning, senza mai andare on chain, senza pagare nessuna fee on chain. Pagherò magari una piccola fee a Lorenzo per questo servizio che mi fa di forwardare il pagamento. Tipo Splitwise è più... sì? Beh sì, cioè concettualmente sì, esatto. Ok, sì, sì, sì. Esatto, esatto. Cioè l'idea è, invece che farci tanti pagamenti, ci teniamo uno stato aggiornato in qualche modo e alla fine facciamo settlement. La differenza ovviamente con Splitwise è che Splitwise tu ti devi fidare che i tuoi amici poi ti paghino. Lightning è abbastanza complicato perché tutte le transazioni vengono create in un modo per cui non mi devo fidare della controparte con cui ho un canale. Quindi quando io apro un canale con qualcuno non mi devo fidare che lui alla fine sia bravo e vada sulla blockchain con lo stato finale. C'è tutto un protocollo per cui se l'altra persona prova a fregarmi, cioè l'esempio è quella persona ha un certo balance nel canale, mi manda quei soldi e poi prova a chiudere il canale pubblicando lo stato in cui aveva ancora quei soldi. Quindi di fatto ha fatto un pagamento e poi in più sta provando a andare sulla blockchain e dire no, io questi soldi ce li ho ancora. C'è tutto un protocollo per cui io posso, si dice, punire quella persona, quindi riprendermi la parte che sta provando a fregarmi. Quindi Lightning è abbastanza complicato per tutto questo discorso di punishment e di cose, però di base, adesso arrivo al discorso time lock, di base sono una transazione on-chain che apre il canale e poi una transazione che lo chiude. Il time lock si usa in Lightning in vari punti, l'esempio più semplice è: io decido che voglio aprire un canale con una persona, il canale di solito è un multisig 2D2, quindi i fondi vengono bloccati in un indirizzo dove per poter spendere serve la firma sia mia che della mia controparte. E però magari io metto i soldi lì e poi questa controparte sparisce, non mi risponde mai più, e quindi quei soldi sono lì bloccati per sempre. Allora si usano i time lock
per fare in modo che io metto i soldi in un contratto un po' più complesso, che non è solo un multisig, è un multisig, ma in più c'è una clausola che mi permette di ritirare fuori i soldi se la controparte si passa tanto tempo, cioè in pratica se la controparte non si fa viva. Quindi un esempio dei time lock è per fare questi, diciamo, contratti dove magari un contratto tra più parti dove una deve allocare dei fondi e però c'è il rischio che la controparte smetta di rispondere, allora il time lock permette a chi ha messo quei soldi di, dopo, non so, un mese, riprenderseli come clausola di backup, diciamo. Quindi si usano per fare queste cose, si usano quando si fanno swap, ad esempio ci sono dei protocolli per poter swappare Bitcoin con altri asset, quindi altre blockchain, altri crypto. Anche in questo caso io inizio uno swap con una persona, metto i miei Bitcoin lì e mi aspetto che quella persona mi mandi, che ne so, gli Ethereum. Se quella persona non mi manda mai gli Ethereum, io a un certo punto mi posso riprendere i Bitcoin dopo aver aspettato un certo time lock. Quindi un esempio, diciamo, più tipico dei time lock è quello, direi. E sono stati introdotti praticamente con l'intenzione di fare Lightning. Quindi quando è stato fatto l'aggiornamento di CSV, l'idea era di utilizzarlo per poter fare Lightning, perché ci si rendeva conto che scalare on-chain non era possibile, cioè non possiamo fare milioni di pagamenti on-chain, dobbiamo passare a questi layer successivi. E quindi in realtà anche Segwit, che ho menzionato, dopo ve lo spiego bene, anche Segwit è stato un aggiornamento che è stato fatto molto in ottica di ottenere Lightning. Quindi Lightning è una roba che adesso c'è da qualche anno, funziona, anche direi abbastanza bene. Ci è voluto tanto tempo per arrivare a Lightning, anche perché sono stati necessari questi aggiornamenti sul layer base per permettere di creare questi layer sopra. Ok. Vai. Allora, il progetto Lightning. Ok. Cioè, io quindi, tutto funziona col fatto che ci sono stati, diciamo, un sistema tutto insieme di la blockchain, abbiamo detto un po' di transazioni, ma che più o meno sì. Però, ad esempio, dalla transazione di io metto soldi in questo pool, ok? Quella quando è che viene registrata? Perché comunque mi sto togliendo dei fondi. Sì, sì, sì. Perché poi magari ci metto sulla chain pubblica di cui averne ancora altri, e quella transazione lì, sì, sì, sì. Ti ricado lo stesso problema. Certo, no, quella transazione lì che apre il canale viene registrata subito. Quindi quella lì finisce subito nella blockchain e i due nodi aspettano che quella venga confermata prima di usare il canale. Però poi una volta che è confermata, una volta che il canale è stabilito, aperto, possono fare tutti i pagamenti che vogliono tra loro. Sì. Okay. Se non ci sono altre domande, direi facciamo 5 minuti di pausa. Beh, è passato 45 minuti, giusto? Quindi siamo, ok, più o meno a metà. Perfetto. Allora. Ok, qui eravamo arrivati alle PSBT, quindi dopo le PSBT, Segwit. L'ho menzionato già un po' di volte, quindi a questo punto avete già capito che si tratta di un aggiornamento, diciamo, che è stato fatto nella rete Bitcoin. Segwit sta per Segregated Witness, quindi in pratica l'idea di Segwit era spostare le firme fuori dalla parte che viene hashata della transazione per produrre il transaction ID. Perché storicamente, quindi, diciamo, il formato standard delle transazioni legacy che è quello che ho descritto finora. Quindi quando vi parlavo, per esempio, dell'esempio che ho fatto prima del single sig pay to public key hash, la firma viene messa nello script sig. Lo script sig è parte dell'input, quindi quando si va a calcolare il transaction ID viene hashato anche quello, quindi anche la firma viene hashata e diventa parte del transaction ID. Purtroppo però c'è un diciamo, trucco che si può fare sulle firme, per cui io, prendendo una firma valida, la posso modificare in modo che rimanga valida, ma cambi, cioè in pratica la posso come ricodificare in un modo diverso, senza invalidarla. Quindi se io prendo una transazione che, diciamo, si sta propagando nella rete Bitcoin, posso prendere questa transazione, prendere le firme, modificarle in modo che non invalida la transazione, perché le firme rimangono valide, però siccome le ho modificate, quindi siccome hanno una codifica diversa, dei byte diversi, a quel punto il transaction ID della transazione cambia. Quindi in pratica ci si può trovare con più transazioni che sono effettivamente la stessa transazione, cioè fanno la stessa cosa, mandano la stessa quantità di soldi e gli stessi indirizzi, però con transaction ID diversi. E questa cosa qui rompe molti protocolli, tra cui ad esempio Lightning, perché in Lightning c'è questo, diciamo, si creano queste catene di transazioni
che non vengono pubblicate, ma che sono tenute come parte dello stato che entrambi i nodi hanno. E queste catene di transazioni possono funzionare solo se quando io creo una transazione mi riferisco a quella precedente e quella precedente non può essere modificata. Con la malleability c'era il problema che io creo una transazione successiva che si riferisce a una transazione precedente e però poi nel momento in cui andiamo a broadcastare magari questa serie di transazioni, quella precedente viene malleata e va a invalidare tutte le successive perché è cambiato il transaction ID e quindi non matcha più. Quindi c'era questo problema, diciamo, della malleability, si chiamava appunto, e per cui è stato creato Segwit come aggiornamento per cercare di eliminare questo problema. La cosa che ha reso Segwit, diciamo, abbastanza complesso come aggiornamento è il fatto che è stato fatto come soft fork. Quindi vi hanno già parlato di hard fork, soft fork, ok? Quindi in pratica è stato fatto come aggiornamento retrocompatibile, quindi bisognava trovare un modo per spostare queste firme da un'altra parte della transazione, in una parte che non viene shata, senza però facendo in modo però che i nodi non aggiornati, quindi i nodi pre-Segwit, continuassero a, diciamo, potessero interpretare e capire la transazione. E quindi in pratica quello che è stato fatto con Segwit è questo trucchetto di rendere gli script hub key di indirizzi Segwit uno script hub key che agli occhi dei nodi non Segwit è spendibile da chiunque. Quindi in pratica in Segwit lo script hub key, quando io creo un indirizzo Segwit, per esempio l'indirizzo single sig Segwit, che di solito viene abbreviato come pay to witness public key hash, witness per Segwit, quindi al posto di pay to public key hash, che è il single sig normale, si fa pay to witness public key hash. Quello che viene effettivamente codificato nello script hub key è questo op 0 e poi l'hash della chiave. Questa cosa qua, come script hub key, quando poi viene validata dai nodi non Segwit, le transazioni Segwit hanno lo script sig vuoto, i nodi non Segwit vedono uno script sig vuoto, quindi non pusha niente, poi sullo stack viene pushato op 0 key hash, quindi alla fine dell'esecuzione l'elemento sullo stack è l'hash della chiave, è un elemento diverso da 0 e quindi la transazione è valida. Quindi in pratica agli occhi dei nodi non Segwit, non aggiornati, le transazioni Segwit sono delle transazioni che hanno degli output spendibili da chiunque e poi qualcuno li spende con uno script sig vuoto. E quindi, diciamo, sono transazioni valide comunque che possono essere incluse nei blocchi. I nodi invece che sono aggiornati Segwit riconoscono, diciamo, questo pattern, riconoscono questo op 0 e l'hash di una chiave, sanno che quindi quello si tratta di un pay to witness public key hash e quindi sanno che devono andare a cercare la firma nella witness che viene codificata alla fine della transazione e quindi vanno a prendere la firma da lì e la vanno a verificare. Quindi in pratica, siccome è un soft fork, Segwit quello che fa è andare a restringere le regole della rete. Quindi le transazioni Segwit sono tutte valide agli occhi dei nodi non aggiornati, mentre agli occhi dei nodi Segwit solo le transazioni con delle firme valide sono effettivamente valide. Quindi i nodi non aggiornati accetteranno qualunque transazione Segwit, anche se non ha una firma valida, mentre i nodi aggiornati vanno poi in più a verificare la firma. Questo è appunto una restrizione delle regole, quindi non sono state introdotte nuove regole diverse, ma sono state ristrette quelle che sono già le regole della rete Bitcoin che c'erano prima di Segwit. E quindi questo può essere considerato un soft fork, non è, anche se effettivamente è un soft fork abbastanza invasivo che sposta tante cose, però di fatto è un soft fork che permette anche a chi non aggiorna di continuare a seguire la catena, diciamo, principale. E appunto, normalmente viene usato il termine anyone can spend per questi UTXO che sono spendibili da chiunque, quindi da non confondere con anyone can pay, che è la flag che si può mettere nelle firme. Anyone can pay significa chiunque può aggiungere input alla transazione, anyone can spend significa un qualche script che non ha condizioni, non so, ad esempio, diciamo che non ha firme nella condizione di spesa, quindi chiunque può spendere questi UTXO senza dover conoscere una certa chiave privata o senza dover conoscere magari la preimage di un certo hash. E a livello di encoding,
in SegWit praticamente viene introdotta questa, si chiama flag, che viene messa dopo, qui non l'ho scritto, ah sì, no, la widget, ok, non l'ho scritto, la SegWit viene messa dopo la versione, qui ho mescolato un po' di cose, ok, qui ho mescolato un po' di cose, torno indietro e ve lo spiego meglio a voce. Ah, questa è come viene codificata una transazione, quindi ho la versione, poi ho il numero di input, che è appunto un var int. In SegWit viene messa dopo la versione quella flag, che è 0001. Quindi in pratica, quando vado a parsare la transazione, mi trovo una transazione che ha zero input, che chiaramente non ha senso. Quindi quella è la cosa, diciamo, che fa capire a un nodo SegWit che... ah, ok, questa è una transazione SegWit, quindi sto usando la codifica SegWit, quindi mi devo aspettare una witness successivamente. Perché sennò sarebbe una transazione che non ha senso, che ha zero input. Il resto rimane tutto uguale, e poi la witness, che quindi è dove vengono effettivamente messe queste firme, è dopo gli output, prima della versione. Quindi in quella slide ho un po' mescolato le cose, perché ho scritto che la flag andava prima della versione. La flag va dopo la versione, quindi va al posto del numero di input e quello segnala al nodo, diciamo, che sta parsando la transazione, che è una transazione SegWit, e che quindi deve aspettarsi dopo gli output tutte le witness di tutti gli input. Quindi per ogni input c'è una witness che contiene tendenzialmente le firme, le chiavi pubbliche. Quello che contiene la witness è quello che prima stava nello script sig, adesso è stato spostato lì perché appunto la witness non viene hashata. Quando un nodo SegWit parla con un nodo non SegWit, quando viene stabilita la connessione tra due nodi, ci sono delle flag che vengono, c'è una parte di handshake, diciamo, tra i due nodi, dove si scambiano delle flag per dire che cosa supportano e che cosa non supportano. Quando un nodo SegWit parla con un nodo legacy, quindi sa che quel nodo non supporta SegWit, ovviamente la flag viene omessa, perché sennò quel nodo vedrebbe una transazione con zero input che non ha senso. Quindi quel discorso della flag viene messa solo quando un nodo SegWit parla con un altro nodo SegWit, mette quella flag per fargli capire questa è una transazione SegWit. Mentre invece per i nodi legacy loro vedranno praticamente la versione, gli input, gli output, la witness non la vedono. Dal loro punto di vista sono degli input che vengono spesi, chiunque li poteva spendere vengono spesi qui e vengono creati nuovi output e fine. E direi che... Ok, quindi ignorate questa slide perché è un po' sbagliata. Dopo SegWit, quindi SegWit è stato fatto nel 2017, mi sembra. Dopo SegWit è stato fatto Taproot, che è anche detto SegWit V1, perché in SegWit lo script up key viene codificato con OP0 e poi l'hash della chiave pubblica. Quello 0 praticamente è la SegWit version. Quindi quando è stato fatto SegWit, chi ha fatto SegWit ha pensato un po' avanti e ha detto magari faremo degli altri, anzi, probabilmente faremo altri aggiornamenti, diciamo, successivi a SegWit. Quindi hanno introdotto questo sistema di versioning all'interno di SegWit, per cui OP0 è il SegWit standard. Tutti gli altri numeri al momento non avevano nessun significato. Le regole di consenso di SegWit dicono se vedi una transazione che ha questo pattern, quindi ha un op qualcosa all'inizio, se è 0 applichi le regole appunto SegWit, se è qualunque altra cosa lo accetti senza nessuna condizione, perché poi appunto aggiornamenti futuri andranno a utilizzare quelle altre versioni per restringere nuovamente le regole. E il primo e finora unico, diciamo, altro aggiornamento successivo che è stato fatto dopo SegWit normale è Taproot, SegWit V1, che utilizza appunto la versione 1. Quindi gli script di Taproot hanno OP1 e poi 32 byte che sono una chiave pubblica. Quindi Taproot è abbastanza diverso dagli schemi precedenti, quindi dalle transazioni legacy e le transazioni SegWit, perché normalmente in legacy SegWit nello script up key veniva messo l'hash della chiave pubblica, quindi è per quello che quegli script si chiamano pay to public key hash o pay to witness public key hash, perché la chiave viene hashata. Perché si hash la chiave? Principalmente per proteggerla potenzialmente da attacchi con computer quantistici che possono ricavare la chiave privata semplicemente a partire dalla chiave pubblica. Quindi l'idea era, se ci mettiamo un hash di mezzo,
finché non vai a spendere non viene mai rivelata la chiave pubblica, quindi la chiave pubblica non rimane lì magari per anni, appare nel momento in cui qualcuno sta facendo la spesa e quindi diciamo in quella piccola finestra di tempo sarebbe difficile attaccarla e invertirla, diciamo. Con Taproot è stato valutato che questo probabilmente non è un problema così grosso e il fatto di esporre direttamente la chiave pubblica apre a alcuni scenari molto interessanti, quindi alla fine è stato deciso che la cosa migliore era mettere la chiave pubblica diciamo direttamente nello ScriptHub Key. Quello che viene fatto in Taproot è prima di tutto introdurre un nuovo schema di firma. Storicamente Bitcoin ha utilizzato ACDSA, che è diciamo, il sistema più standard per fare firme digitali su curva ellittica. Perché è stato usato ACDSA? Probabilmente uno perché era il più popolare, diciamo il sistema di molto più popolare, più utilizzato. E secondo motivo perché l'altro schema di firma che permette di fare firme digitali con curva ellittica, che si chiama Schnorr, era sotto brevetto quando è uscito Bitcoin, o forse era appena scaduto, comunque diciamo era ancora considerata un'opzione diciamo chiusa, non accessibile pubblicamente, non open. Quindi Satoshi ha deciso di usare CDSA, che era lo standard che è implementato da tantissime parti, come schema di firma per Bitcoin. La cosa carina però di Schnorr è che rende le chiavi molto più facili da aggregare. Quindi una chiave pubblica Schnorr e di conseguenza poi le firme Schnorr sono molto più facili da aggregare e quindi produrre un'unica chiave pubblica che è l'aggregazione, come se fosse un po' un multisig. Quindi io posso produrre una chiave pubblica che è l'aggregazione di più singole chiavi pubbliche in modo che per poi spendere da questa chiave devono firmare le singole chiavi private e poi dopo viene aggregata anche la firma. Quindi in pratica quello che permette di fare Schnorr molto più facilmente rispetto a CDSA è creare queste chiavi che appaiono pubblicamente come una singola chiave, quindi a livello anche di privacy sono molto interessanti perché sulla blockchain appare una singola chiave pubblica e nessuno può sapere se dietro a quella chiave pubblica ci sono magari più entità, più persone che hanno aggregato le loro chiavi o se è una singola chiave pubblica. Quindi rende uniforme diciamo tutti gli output single sig e multisig e rende anche molto più efficiente e quindi più economico in termini di fee fare multisig, perché il multisig tradizionale consiste nel mettere una lista di chiavi pubbliche e poi una lista di firme che diciamo vengono abbinate, vengono accoppiate una a una, quindi ogni firma viene abbinata con una certa chiave pubblica e verificata. Con Schnorr io metto una sola chiave pubblica, una sola firma, quindi mi costa molto meno in termini di spazio, in termini di fee, per ottenere effettivamente lo stesso risultato. Quindi Schnorr è sotto direi, ogni punto di vista un miglioramento rispetto a CDSA. È ancora un sistema molto poco usato, appunto per questo discorso di patent che c'erano su questo algoritmo, che sono scaduti abbastanza recentemente, e quindi anche per questo solo adesso, o comunque 2021, quindi solo abbastanza recentemente, sono effettivamente arrivati su Bitcoin. La cosa carina poi in più che fa Taproot è, oltre a utilizzare questo schema di firma, introdurre la possibilità di includere un albero di condizioni di spesa all'interno della chiave pubblica. Quindi questo magari lo provo a disegnarlo in qualche modo perché è un po' strano da capire. Però in pratica l'idea è, io ho una chiave pubblica, PK, e c'è un modo per introdurre in questa chiave pubblica un commitment a un valore in modo che sia completamente nascosto. Quindi diciamo dall'esterno questa chiave pubblica appare una chiave pubblica come qualunque altra, però allo stesso tempo io sto includendo un commitment a qualche dato. Quindi per esempio prendo il mio PK, la modifico e ottengo, non so, PK primo, e qui dentro ho messo il commitment a un certo hash di qualcosa. Questa chiave pubblica appare, ovviamente sarà diversa in termini di byte, però è comunque una chiave pubblica. Io posso produrre una firma con la chiave privata applicando la stessa, diciamo, modifica, lo stesso tweak alla chiave privata, posso produrre, come posso produrre una firma per PK, posso andare a produrre una firma per PK primo, e però intanto io ho nascosto questa cosa dentro la chiave pubblica. Perché questo è utile?
perché praticamente questo trucco viene usato da Taproot per introdurre, opzionalmente, non è obbligatorio, però se uno vuole può introdurre nelle chiavi pubbliche Schnorr non solo un dato, meglio, è l'hash, ma questo è l'hash di un Merkle tree, quindi è potenzialmente tante cose che vengono hashate in una singola Merkle root che viene messa dentro. E io poi posso successivamente dimostrare, crittograficamente, che questo commitment era stato messo qua dentro. Quindi io posso dire, ah, guardate, dentro a pk primo ho nascosto esattamente questo commitment. Ovviamente, diciamo, per come è fatta la crittografia, questo è un commitment, non lo posso più cambiare una volta che l'ho fatto, quindi non posso successivamente provare a dire, ah no, avevo messo un hash diverso. Quindi una volta che lo metto dentro, è quello, non è più modificabile. Però questo mi permette successivamente di dimostrare che questa cosa era presente, e nel caso specifico di Taproot questa cosa sono una serie di script, praticamente. Quindi diciamo S1, S2, S3, S4. Quindi l'idea è, io posso avere dei protocolli dove normalmente, se tutto va bene, firmo semplicemente con una chiave. O magari, non so, per esempio nel caso di Lightning, questa pk è lei stessa l'aggregazione di due chiavi, perché alla fine sono sempre chiavi pubbliche. Quindi posso, per esempio, aggregare due chiavi, creare un 2 di 2, e nel caso normale, quindi se va tutto bene tra me e la mia controparte, entrambi siamo d'accordo, entrambi firmeremo la transazione e spendiamo con una singola firma. Quindi se si tratta di una chiave aggregata, aggreghiamo anche le nostre firme, se si tratta di una singola chiave, la singola firma è sufficiente. Quindi agli occhi, diciamo, di chi osserva la blockchain, questa è come se fosse una transazione single sig, cioè una chiave pubblica e una firma che la soddisfa e va tutto bene. Però se invece magari io e la mia controparte non dovessimo, diciamo, andare d'accordo sulla transazione, possiamo rivelare effettivamente lo script, proprio a livello di istruzioni, e soddisfarlo. Quindi quando vado a spendere, posso, o spendo diciamo, solo firma, oppure rivelo lo script. Posso rivelare uno qualunque di questi script, perché comunque è un Merkle tree, quindi io, se voglio rivelare S1, ti mostro S1 e poi ti do questo hash qua, e tu fai l'hash di questi due, ti viene fuori l'hash di questo qua. No, ho sbagliato. Vabbè, Merkle tree. Mi sto confondendo sulle basi. Comunque l'idea è, io posso rivelare una qualunque di queste foglie mostrando quali sono gli hash degli altri subtree che non devo rivelare, non devo per forza mostrare tutti gli script. Questi qua non appariranno mai pubblicamente, rimangono lì come hash. Ti dimostro che questo script, se hashato con questi, diciamo, tree parziali, mi dà la mia Merkle root. Ti dimostro che questa Merkle root stava dentro la chiave, quindi non me lo sto inventando adesso, non sto dicendo ora, ah, ci sono anche queste condizioni. Quelle condizioni sono effettivamente committate, e poi le vado a soddisfare come se fosse uno script qualunque. Quindi invece che mettere la firma nella witness, metto tutta quella roba, e poi in più metto come se fosse uno script sig, metto gli opcode e i dati che vanno a soddisfare quello script. Quindi questa cosa permette di fare, uno, nascondere queste condizioni, crea un caso di default per cui, se va tutto bene, se io e la mia controparte siamo d'accordo, non serve che andiamo a rivelare tutto questo, che peggiora la nostra privacy, è costoso perché devo mettere molti più dati on-chain, quindi devo pagare più fee, semplicemente firmiamo e andiamo avanti. Se non siamo d'accordo, riveliamo le condizioni e le soddisfiamo. E possono essere anche tante condizioni e non c'è bisogno di rivelarle tutte. Quindi anche questo è, questa parte qua stessa è un upgrade rispetto agli script pre-Taproot, perché prima di Taproot, se vi ricordate, gli script di Lightning c'erano gli OPIF, quindi se io volevo avere due possibili casi, dovevo fare un unico script gigantesco con l'if, che poi dopo può branchare o da una parte o dall'altra. Invece con Taproot non mi serve l'OPIF usato in quel modo, metto semplicemente n script diversi e vado a rivelare solo quello che mi serve. Quindi risparmio byte, risparmio privacy. E quindi questa è tantissima roba che diciamo, è stata aggiunta con Taproot, è stato un aggiornamento abbastanza grosso. E però adesso, grazie a Taproot, si possono andare a fare queste cose. Quindi adesso ci sono protocolli, ad esempio MuSig,
sono protocolli di key aggregation per aggregare le chiavi in modo sicuro, anche quello non è così banale, purtroppo non basta aggregare chiavi, bisogna anche tenere conto di possibili attacchi, diciamo, che possono fare degli avversari in un ambiente avversario. Quindi non è così semplice, però almeno Schnorr sblocca tutte queste possibilità. E l'altra cosa in più carina che introduce Taproot è il fatto che all'interno di questi script gli opcode inutilizzati sono stati chiamati op success qualcosa, quindi op success 1, 2, 3, a seconda del valore. L'idea è, questo è, per capire perché è stata fatta questa cosa, bisogna fare un attimo un passo indietro e parlare di come vengono fatti gli aggiornamenti, o meglio, come vengono introdotti nuovi opcode pre-Taproot, quindi come è stato fatto in passato in legacy SegWit. In pratica in Bitcoin ci sono molti opcode che non sono utilizzati, quindi ogni opcode è lungo un byte, ci sono 256 possibili opcode. Penso, se dovessi sparare un numero, metà sono utilizzati, quindi metà dei valori hanno effettivamente una funzione, l'altra metà venivano chiamati op nop, cioè no operation, non facevano nulla. Quindi quello che era stato fatto in origine era, si era già pensato al fatto che ci potessero essere aggiornamenti successivi, e quindi questi operatori erano stati chiamati op nop, con l'idea che poi in futuro sarebbero stati, diciamo, riutilizzati per qualcos'altro. Il problema però di op nop è che non fa niente, cioè quando io faccio un aggiornamento, e nello specifico quando faccio un soft fork, io devo garantire che l'esecuzione non sia diversa nei nodi aggiornati e nei nodi non aggiornati. Quindi il problema di op nop è che i nodi non aggiornati non fanno niente quando incontrano quell'operatore, mentre i nodi aggiornati vorrebbero fare qualcosa, però per esempio non possono pushare nulla sullo stack, perché sennò si otterrebbe un fork, cioè le due esecuzioni sarebbero diverse. Quindi quello che si fa di solito, un esempio è opcsv, che è l'operatore che si usa per fare i time lock relativi. Opcsv sta per op check sequence verify. Quello che possono fare questi opcode è verificare qualcosa e se non torna fallire completamente. Non possono pushare una risposta sullo stack, perché sennò l'esecuzione sarebbe diversa dai nodi non aggiornati. Allora, con Taproot, tutti questi op nop sono stati trasformati in op success, e l'idea è, quando incontri un op success, considera lo script corretto, senza andare oltre, non devi nemmeno decodificare quello che viene dopo, semplicemente accetti l'intero script. Quindi è successful l'esecuzione. E il motivo per cui questo è meglio è che, se vi ricordate, i soft fork vanno a restringere le regole, quindi quando io faccio un soft fork, devo per forza, non posso introdurre nuove regole, posso solo prendere le regole attuali e provare un po' a restringerle. In questo caso opsuccess è molto aperto, cioè opsuccess passa tutto. Quando andrò a fare un aggiornamento prenderò uno di questi opsuccess e dirò, da adesso in poi con questo aggiornamento, invece che accettare lo script, esegui queste altre istruzioni in più. Però a questo punto, siccome i nodi non aggiornati fermano l'esecuzione opsuccess e la considerano successful, a questo punto io nel mio aggiornamento posso anche introdurre delle cose tipo pushare sullo stack un risultato che poi altri opcode successivi vanno a valutare. Perché i nodi non aggiornati lo considerano subito successful e non si preoccupano nemmeno di continuare l'esecuzione, i nodi non aggiornati continueranno l'esecuzione a seconda di, diciamo, quello che viene dopo. Quindi è stata modificata questa cosa per rendere ancora più semplice fare aggiornamenti futuri, nello specifico introdurre opcode futuri. E un'altra cosa magari interessante che mi sono dimenticato di menzionare nelle slides, è anche stato introdotto già un nuovo opcode con Taproot che si chiama opcheckSigAdd, che è un modo diverso di fare multisig. Quindi praticamente nel multisig standard c'è una lista di multisig e una threshold. Quindi ti dico, due di queste cinque chiavi devono firmare per soddisfare lo script. Invece con opcheckSigAdd quello che si va a fare è tipo, ogni opcheckSigAdd verifica una firma e se è successful incrementa un contatore sullo stack. Quindi abbiamo un contatore sullo stack che parte a 0, verifichiamo una firma, se è successful incrementiamo a 1. Poi magari ne verifichiamo un'altra, quella chiave lì in particolare non ha firmato, quindi non è successful. Poi un'altra ancora, è successful incrementa il contatore e alla fine andiamo a vedere
che valore ha il contatore se è sopra la nostra threshold. Quindi il risultato finale è un multisig, però invece che dover dare in un unico operatore tutta la lista di chiavi a un singolo operatore, si spezza, diciamo, la verifica del multisig in più istruzioni, quindi si possono fare per esempio degli if, dei branch, dove verifico questa chiave se questa cosa succede oppure verifico quest'altra, e quindi semplifica un po' quello. Comunque molto poco utilizzato ad oggi, però noi di BDK siamo stati i primi a fare una transazione in mainnet usando OpsCSGAD, quindi nel blocco che ha attivato Taproot ne abbiamo fatto una transazione che creava un output con OpsCSGAD e lo spendeva. Sono cose ovviamente da nerd, però noi siamo super, super proud di questa cosa. E quindi sì, Taproot è di per sé un aggiornamento pensato molto con tutte queste cose per cercare di rendere più facile fare aggiornamenti successivi. Anche il discorso dell'annex, quella è una cosa che Taproot definisce, che non è assolutamente utilizzata, però Taproot definisce questa come se fosse una witness aggiuntiva, una sezione dove possono essere messe, pushate dei dati, che si chiama annex. Ad oggi non ha nessun utilizzo, però è lì per, di nuovo, futuri aggiornamenti, magari dei futuri opcode andranno a prendere dall'annex i dati. E penso che questa sia l'ultima slide, quindi sì. Quindi vi vedo tutti abbastanza addormentati, direi. Domande? Se no vi posso far vedere... Pensavo... Vabbè, ok, facciamo così, domande, poi semmai vi spiego delle idee che ho. Farvi vedere.